pasito. Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico. Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre. Esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica. Grandi firme, uomo e donna. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144. Dai laboratori è in te, Biochemistry Evolution, nel rispetto della qualità e della purezza nasce NovaVis. Rafforza le tue difese immunitarie, difenditi dallo stress ossidativo fisico e mentale, con vitamina C, magnesio e zinco taurato, nelle migliori farmacie e parafarmacie, oppure direttamente a casa vostra senza alcun costo aggiuntivo. NovaVis, www.einte.it. Buonasera, benvenuti, eccoci ad un nuovo appuntamento con il nostro 60 News. Io parlo soprattutto ai turisti, a chi sta seguendo il nostro canale in vacanza, perché gli altri, i residenti, gli abituali, i normali ascoltatori del nostro canale sanno che noi abbiamo questo appuntamento dalle 19 alle 20 circa, attraverso il quale ci intratteniamo con un ospite differente della società, ma io ne approfitto anche perché l'ospite di questa sera, che io già inquadrerei, saluterei, professore Mario Alberti, benvenuto in trasmissione, professore, buonasera. Che è stato qui nostro ospite in occasione della presentazione di suoi libri, in particolare l'ultimo libro dello scorso anno. Poi magari avremo anche occasione, perché il nostro salotto temporalmente abbastanza ampio ci dà modo anche di parlare dell'argomento specifico, quello che usiamo come gancio, perché noi anche attraverso questo sistema organizziamo le nostre trasmissioni, prendiamo dei servizi al nostro giornale, ci agganciamo a qualche ospite che possa, insomma, rendicontarci sulle attività del proprio organismo, che rappresenta cosa. E già si evince, ecco, il servizio di Elobus nella Vallata del Torbido, questo servizio, poi parleremo, l'utilità, noi spesso qui ci intratteniamo anche come amministratori e parliamo delle difficoltà nei collegamenti che hanno i residenti, ma soprattutto i problemi che ci sono d'estate, perché ci sono i turisti che vogliono andare a mare, non tutti godono, ecco, anche magari più giovani possono sempre mettere in croce i propri genitori e farsi accompagnare sulle spiagge o cosa, o in discoteca o in locali, e quindi c'è bisogno di questi collegamenti o cosa. E quindi questo è un servizio. Ma parleremo anche, perché il nostro ospite è il responsabile provinciale Lega Coop della Lega Coop, e ci interessa appunto la vita vissuta di questi mesi particolarissimi anche per le cooperative calabresi sotto l'effetto ecovirus, e quindi anche di questa esperienza che dà lavoro la nostra terra, questa cooperativa che ha sede a Marina Gioiosa Ionica, giusto professore? Esatto, sì. Beh, insomma, già abbiamo già messo un bel po' di carne al fuoco. Io direi di cominciare subito, perché non è tanto metterla a fuoco quanto cuocerla a dovere e poi saperla anche degustare. Allora, intanto ci presenti questa nostra terra.
poi andremo al servizio. La cooperativa La Nostra Terra è una cooperativa che dal 2015 ha sede a Marina di Gioiosa. Questa possiamo definire una cooperativa 2.0, perché c'è stata l'edizione precedente 2013-2015 che era radicata su un altro territorio e si occupava di altro, quindi con un'altra compagine sociale. Dopodiché, socia del consorzio Macramè, io sono anche un amministratore attualmente del consorzio Macramè, nonché la cooperativa è socia, dopodiché ha avuto un viraggio, diciamo, e si è dedicata a quello che realmente i nuovi soci sanno fare, cioè cure domiciliari. Quindi noi ci siamo spostati completamente sul territorio della Locride, anche perché la compagine sociale, me escluso, ma ormai mi posso ritenere d'adozione, ritengo, sono tutti della Locride. Sì. Di conseguenza noi su questo territorio dal 2015 gestiamo per conto del consorzio, come soci del consorzio, diversi servizi di cure domiciliari, le cure domiciliari sociali con i due distretti della Locride, nord e sud, per esempio l'Home Care Premium, per esempio i piani di azione e coesione col distretto di Locri, con entrambi i distretti. Ci dica anche un po' la funzione, che sì, cosa. Sì, certo, ecco. Certo, noi coordiniamo cosa tutti. Si fa? Tutti gli operatori e le cure domiciliari sanitarie, anche se in questo momento sono ferme in attesa di accreditamento degli enti, anzi da diverso tempo, troppo tempo sono ferme a discapito purtroppo dei pazienti. E noi coordiniamo le attività di tutti gli operatori, che in questo momento sono un centinaio, ma ne abbiamo avuti anche molti di più, e a vantaggio proprio dei pazienti, gli operatori si recano a domicilio dei pazienti, sì. E questo è un servizio molto delicato, apparentemente sembrerebbe un servizio leggero, ma non lo è, perché ogni operatore che entra in una famiglia entra comunque in un sistema di relazioni già strutturato, si deve approcciare con la giusta delicatezza, si deve orientare bene al compito che in qualche modo è previsto nel piano assistenziale, ha bisogno di un costante sostegno e monitoraggio, la stessa cosa le famiglie, le istituzioni. Questo è un osservatorio di tutti, sì. Anche dal nostro, che insomma siamo un po' scostati, ecco, da questa esperienza diretta che voi state vivendo. E in questi pochi anni la soddisfazione del responsabile di questi progetti qual è? Nel senso, ha inciso nel territorio? Parliamo principalmente di questo territorio, poi andremo a vedere anche allora, ovviamente non si può, una cooperativa non è imprenditoria pura, una cooperativa è fatta diciamo di etica soprattutto, no? E ha un'attenzione particolare ai territori, significa avere un rapporto con le istituzioni, certo. Con tutti gli stakeholder, compreso anche i media, no? Ma soprattutto deve cercare di produrre lavoro. La soddisfazione maggiore è in 5 anni di avere aumentato notevolmente il numero delle persone assunte, ovviamente da parte del consorzio, ma anche della cooperativa, per quanto sia in realtà una centrale operativa, comunque ci sono 4 dipendenti. A tempo indeterminato, ma di aver seguito e di continuare a seguire centinaia di pazienti. Questa è la cosa più importante, e poi soprattutto di rappresentare in qualche modo a volte anche un riferimento per il territorio. Assolutamente. Per le istituzioni. Diciamo un po' più sociale che economia. Economia sociale. Economia, assolutamente. Invece questo consorzio Macramè come è articolato? Come funziona? Il consorzio Macramè è in termini numerici il consorzio più grande della Calabria. Ci stanno 30 cooperative, cooperative enti, non soltanto cooperative, anche enti, associazioni, socie, e il core del consorzio è molteplice, si occupa di cooperazione di tipo B, ovvero produzione lavoro, inserimenti lavorativi di soggetti fragili, si occupa anche di, soprattutto forse in questo settore, nel settore B, di gestione beni confiscati alla criminalità organizzata, all'andrangheta. E poi c'è la parte A, la cooperazione di tipo A, cioè i servizi alla persona, dove il core sono le cure domiciliari. E la Locride rappresenta oltre il 60% dell'impegno del consorzio. In buona sostanza, professor Alberti, lei ha modo di operare con il popolo dell'area grecanica, il popolo della Locride, il popolo del Regino principalmente e di quanti ecco, altri. Ma ha notato una differenza sostanziale, esigenze particolari dell'una e dell'altra stirpe, tra virgolette? Stirpe. Allora, sotto il profilo istituzionale, iniziamo diciamo da questo aspetto, sotto il profilo istituzionale devo dire che la Locride
dire, è un territorio molto sveglio sotto il profilo dei servizi alla persona, rispetto ad altri contesti dove, le faccio un esempio, i piani di azione e coesione, i servizi di cura domiciliare per pazienti anziani non autosufficienti, adesso stanno attivando il primo riparto, noi qui siamo al secondo, quasi al terzo. Quindi certo, si è un attimino più avanzati. Guardi, io devo dire che sono innamorato della Locride, qui faccio una lieve deriva verso tutto ciò che è luogo, territorio, paesaggi, persone, relazioni, contesti. Ci passo tutta la giornata praticamente qui da 5 anni. Francamente siamo riusciti a tessere dei rapporti ottimali con, allora, la rete non certo, è soltanto la rete istituzionale, le istituzioni, ma anche le famiglie, no? Ma anche il fornitore, diretta, no? Sì. Il fornitore, no? Semplicemente sì, il fornitore, semplicemente il benzinaio dove si va a fare benzina, sì, non so, l'esercente dove si va a acquistare qualsiasi cosa, perché, quindi questa cosa dobbiamo dire che dopo 5 anni ha raggiunto livelli ottimali e soprattutto in crescita. L'ascolto delle istituzioni qual è? E il sostegno di quelle? Reciproco. Teniamo presente che col distretto nord, il distretto di Cavoloni, abbiamo chiuso uno dei pochi piani di zona della Calabria e Lega Coop è stata firmataria di questo piano di zona. Personalmente ho partecipato ai gruppi di lavoro, tuttora ci sono dei gruppi aperti con il distretto sociale Cavoloni a capofila, ma parliamo di tutto, diciamo, il contesto da Siderno a Monasterace. Sì, io direi qua proprio ottima. Scambiamo anche l'impressione e il monitoraggio, ecco, sui servizi già attivi in un modo del tutto naturale. Questo deve essere il livello di collaborazione con le istituzioni. Hanno sofferto e quanto le cooperative in questi mesi in cui si è vissuto assieme alla pandemia? Molto, perché hanno sofferto molto perché in termini generali c'è stato un ricorso, qui sto parlando da responsabile Lega Coop, certo, in termini generali c'è stato un ricorso di quasi il 70% di ammortizzatori sociali. Il 70% delle cooperative, qua non parlo solo sociali, parlo anche di produzione lavoro, abitazione, certo, pesca, sì, qui c'è stato un impatto veramente notevole. I servizi non avrebbero dovuto soffrire molto perché i servizi, il famoso codice Ateco 88, i servizi di cura domiciliari per esempio non sono stati soggetti a interruzione. E così in parte è stato, i servizi realmente soffrono di ritardi di pagamento dalle pubbliche amministrazioni, certo, certo. Questo è forse, anzi sicuramente, il vero problema che può, potrebbe far vacillare la cooperazione. Ma c'era anche prima, che si è ingigantito adesso? Si è ingigantito adesso, sì, sì, si è ingigantito adesso, per cui i tempi di attesa che impatto creano? Creano un impatto occupazionale, certo, perché è difficile anche andare a trovare l'operatore qualificato che ti faccia i servizi, sapendo che passeranno dei mesi affinché. Ora si compensa con la motivazione, si compensa con l'impegno, si compensa. Cioè ci viene a dire che si verificano quei casi in cui magari c'è ritardo nei pagamenti di qualche mese, che insomma, si dipenda dalle istituzioni, quindi di diversi mesi. Come spesso sentiamo, ascoltiamo, leggiamo. Nei confronti dell'ASP noi abbiamo, e qui torno certo, diciamo, al consorzio, ma anche nel ruolo di responsabile provinciale, noi abbiamo un ritardo che in questo momento è di 15 mesi. 15 mesi? E questo, diciamo, è chiaro che fa vacillare, se non ci fosse un rapporto con gli operatori, con le famiglie e con le istituzioni con i quali comunque si interloquisce, ma soprattutto con gli operatori, penso che ogni cooperativa sarebbe stata sommersa da decreti ingiuntivi da parte dei dipendenti. Senta, sì, adesso andiamo, ecco, principalmente al territorio, poi magari torniamo sulla nostra terra per capire, sì, ancora sulla, perché abbiamo detto c'è poche parole, quindi certo, magari torniamo, però sono tante le curiosità che adesso insomma si susseguono. Ecco, operando in questo territorio, sai che questo è un territorio, insomma, parliamo di Vallata del Torbido, sì, dove c'è anche nella strettissima attualità un certo fermento. È stato eletto adesso il nuovo presidente dell'unione di questi comuni della Vallata del Torbido, c'è questo esperimento unico, ecco, in questo lembo di terra, che però al momento non ha funzionato. Ma secondo lei questa unione, lei che adesso gravita su questi comuni del Torbido, secondo lei può funzionare questo esperimento, questa esperienza? Sì, può funzionare, però le istituzioni finora non ha funzionato. Sì, allora le istituzioni non vanno lasciate sole e viceversa le istituzioni non possono essere autoreferenziali. Questo, il mix di questi due concetti potrebbe far funzionare le organizzazioni, gli organismi di rappresentanza, cioè nel senso che
Lega Coop, che ha già, faccio un esempio ecco, concreto, Lega Coop che ha già incontrato le istituzioni, che di recente, noi un mesetto fa, credo, un mese e mezzo fa, abbiamo fatto la nostra assemblea territoriale presso il comune di Marina di Gioiosa, proprio nella sala del Consiglio Comunale, sì. Io l'ho chiesto di specificatamente, sì. Insomma, per dare un segnale, e lì insieme alle istituzioni abbiamo ragionato, abbiamo fatto il punto della situazione, perché almeno il mio mandato per i prossimi 3 anni sarà caratterizzato da un sistema di ascolto della cooperazione, ma anche dei territori, ovviamente notevole, perché non altrimenti, diciamo, sono organismi sterili di rappresentanza se non funzionano così. Allora, questo scambio con le istituzioni, questo reciproco sostegno può essere il segreto per farle funzionare. Non sono, allora, noi non siamo la controparte delle istituzioni, lo diventiamo nella misura in cui c'è un diritto che in qualche modo viene negato, ivi compreso anche il pagamento degli operatori, certo. Chiaramente, no? O comunque i servizi alle persone, perché le cose vanno ovviamente affiancate, sì. Ma il più delle volte siamo, ecco, un elemento di sostegno e di riferimento. Sì, io penso proprio che possa funzionare. Quindi hanno un'identità comune, continuano ad averla, anche se, ecco, voi per esempio adesso state creando quei cordoni ombelicali necessari per salvare soprattutto l'entroterra, che va sempre più disperdendosi e va sempre perdendo valori, costumi e tradizioni e quant'altro. I giovani stanno andando via più che mai, eccetera eccetera, quindi con questo servizio magari c'è ancora un tentativo per tenerli aggrappati alla vita sociale, insomma alla vita attiva con la Marina. Molti di questi comuni hanno un'identità propria, nel senso Marina Gioiosa Ionica hanno una diciamo così, una storia d'assieme anche fino a 60 anni fa, esatto, 71, sì, esatto. E quindi piuttosto questi centri interni, lei come se li immagina tra 10 anni, cioè per come stiamo vivendo, per come sta andando, cioè la direzione che stiamo seguendo come vita vissuta di questi piccoli comuni? Guardi, i piccoli centri, perché al di là poi di tutte le azioni sulle aree interne, diciamo, i piccoli centri hanno 2 necessità principali. La prima necessità è il lavoro. Bisogna in qualche modo sostenere, io penso al lavoro sociale, ma qui ci lanciamo nell'imprenditoria generale, sì. Ecco. La seconda cosa sono i servizi, soprattutto sanitari, perché il più delle volte ci si spopola perché non c'è protezione sanitaria. Io ho vissuto, perché per anni ho lavorato, facevo più o meno le stesse cose, nel distretto confinante, l'area grecanica, il distretto di Melito, no? Gli 11 comuni dell'area grecanica. Lì la spopolazione avveniva prevalentemente per mancanza di protezione sanitaria, la chiusura delle guardie mediche piuttosto che una sola ambulanza. Cioè dice lei, la gente, soprattutto i più giovani, sono sfiduciati, cioè, vabbè, allora, noi i giovani vanno via, facciamo gli impresa, scendono a però Marina. Se magari anche approfondiamo il massimo di energie, però non c'è nella vita di tutti i giorni, nel senso non abbiamo la sicurezza, non abbiamo la sanità, non abbiamo questo, non appunto, abbiamo quell'altro, non riusciamo a creare i nostri indotti. Distrugge i piccoli centri, il grande centro vive la problematica, ma la annacqua in una situazione generale complessiva, il piccolo centro muore. Allora questo non lo si può consentire, perché poi sono centri bellissimi, borghi bellissimi, che già la bellezza di quei luoghi potrebbe in qualche modo dar da vivere. Qui ci sono dei progetti, ci sono dei fondi per questi borghi antichi, ci sono anche delle iniziative legislative, degli impegni da parte dei vari enti sovraordinati, no? Parliamo di comuni, parliamo di regioni, città metropolitana, città metropolitana, però bisogna anche saperli spendere, e quindi diamo questa indicazione magari, no? Agli organi preposti. Senta, adesso vediamo questo servizio, quindi andiamo a capire un po' questa nuova iniziativa, questa nuova esperienza anche della cooperativa, e poi ne parliamo. Servizio di Elobus nella vallata del Torbido. Il servizio Elobus è un servizio che in questo momento, anche se in via sperimentale, da circa 2 settimane è attivo e serve a mettere in connessione i 4 comuni della vallata, cioè Martone, San Giovanni, Gioiosa e Gioiosa Marina, oltre la possibilità di effettuare delle tratte a chiamata door to door secondo le esigenze dell'utenza. Le richieste provengono anche da chi si vuole spostare verso l'aeroporto di Lamezia o semplicemente per delle attività di svago, ludiche, ricreative, l'utilizzo dei beni ecoculturali che ci sono dalle nostre parti, della Locride in generale. In questo momento noi ci siamo spostati molto sull'aeroporto di Lamezia,
considerato il periodo di vacanza, ma ci siamo spostati anche al Musabba o semplicemente a mare. Molta gente ha chiesto, diciamo, di utilizzare queste tratte per potersi recare a mare senza avere l'impegno di dover muovere un'auto personale. Può portare dei grossissimi benefici un pochettino a tutti, sicuramente ai cittadini, alle fasce fragili dei nostri territori, perché guardandoci un po' attorno ci rendiamo conto che in alcuni contesti il rischio di isolamento è fortissimo, soprattutto per quanto riguarda le persone anziane. Le persone anziane non hanno una mobilità agevolata, non hanno la possibilità di salire in auto, spesso non guidano più o i parenti sono distanti o non sempre disponibili, e a volte avere un congiunto a Martone per un cittadino di San Giovanni può essere anche addirittura un'interruzione delle relazioni, e questa è una cosa brutta per chi vive, diciamo, i disagi della terza o della quarta età. Cioè, noi accompagniamo anche la gente in ospedale a Locri per visite o altro, o presso i comuni. Tutti i mezzi sono dotati di pedana, per cui anche chi ha una mobilità ridotta non dovrebbe avere alcuna difficoltà, diciamo, a muoversi, a spostarsi. Inoltre le tariffe sono, che troverete poi nel sito elobus.it, già attivo, le tariffe sono assolutamente sostenibili, personalizzabili da parte nostra e soprattutto, ecco, per quanto riguarda le fasce succitate. Questo è un servizio che si rivolge comunque a tutti, si rivolge alle fasce fragili, si rivolge alla cittadina, come accaduto qualche giorno fa, che semplicemente vuole andare a fare shopping, si rivolge a chi vuole andare a mare, si rivolge a chi vuole accompagnare i ragazzi a scuola calcio piuttosto che a fare la partitella, piuttosto che andare a visitare il Musabba. Allora, i servizi sono due: le linee fisse già attive, una al mattino e una il pomeriggio, e il door to door, porta a porta, la chiamata avviene con il numero che troverete sul sito, un numero di cellulare sempre attivo, che immediatamente trasmette la richiesta alla centrale operativa. La centrale operativa contatta l'utente per andare poi a capire l'esigenza personalizzata, dove deve essere preso, dove deve essere accompagnato, i tempi, ecco, quindi è un'estrema personalizzazione dell'offerta per poter dare un nuovo impulso a una mobilità che altrimenti è costretta, diciamo, agli orari fissi e a volte anche un po' ingessati dei servizi pubblici. Rieccoci, ecco, professor Alberti, adesso continuiamo a sentirla, magari aggiungendo che cosa? Nel servizio già possiamo però trarre un primissimo bilancio, no? Perché certo, c'è già un mese di attività. Dunque, è un servizio amico, Hello, appunto il nome, ciao, quindi un qualcosa di abbastanza amicale, che però bisogna farlo proprio, bisogna farlo amico, no? Quanto pensate tempo si possa impiegare per integrare nel territorio? Allora, guardi, è talmente dinamico, gli avvenimenti si accavallano e sono talmente veloci rispetto ai primi di agosto, quando abbiamo avviato questo servizio, perché il servizio realmente, noi abbiamo partecipato in primavera a questa manifestazione di interesse, l'abbiamo vinta, poi il Covid ha in qualche modo frenato. Dopodiché siamo partiti adesso, inizi di agosto, e c'è, ogni giorno c'è qualcosa da registrare, qualcosa anche di bello, no? Perché senza poi, nessuna pubblicità, quindi la gente, quando si è visto questo mezzo nuovo nelle contrade, minimo di incontri, che impressioni hanno avuto? Allora, c'è che sguardi hanno curiosità, notato? C'è molta curiosità, infatti a quel numero, ecco, che io non voglio cercare di non ripetere ciò che è stato detto. Ma se ripetiamo, nel servizio, non è un male, sì, anzi bene. Allora, quel numero in sovraimpressione, sì, è un numero, rispondo io a quel numero, perché abbiamo deciso insieme agli altri soci di fare questo passaggio, che sembrerebbe tortuoso ma poi in realtà non lo è, perché comunque bisogna parlare alla gente. La gente che chiama spesso chiama per informazioni, si chiede ma questa cosa è possibile piuttosto che quella, ma non ho un collegamento internet, non riesco, che orari fate? No? Allora, tutte queste, spesso sono persone fragili, sono persone anziane, certo. E come cose che abbiamo già detto. Quindi ci vuole un linguaggio, una comunicazione diretta, sì, non un call center, allora, o una risposta automatica. No, risponde proprio il presidente della, certo, cooperativa, e lo fa esclusivamente per stabilire un contatto. E cosa dice? Cosa risponde? Che domande sotto? Allora, possiamo andare in pizzeria domani, ci accompagnate, ma è previsto andare in pizzeria, piuttosto che voi fate servizi per persone disabili, perché
mio congiunto vorrebbe andare al mare e questo è un servizio già attivo fino a fine mese. E abbiamo visto anche i mezzi attrezzati per farlo. Sì, tutti i mezzi sono attrezzati, tutti i mezzi sono dotati di pedana, due automatiche e due manuale, in modo da poter portare una con ridotta mobilità, si può muovere in tranquillità, ma chiedono la qualunque, fate servizio di notte piuttosto, se alle 6 di mattina dobbiamo andare alla Lamezia in aeroporto, ecco, abbiamo avuto molte richieste. Ecco, ci risponda a questi interrogativi. Sì, assolutamente. Fate servizio di notte, fate, l'unica ci cosa che ci dica quando, certo, quanto più possibile. Assolutamente, l'unica cosa che noi chiediamo è che le prenotazioni vengono effettuate con un lasso di tempo utile da poter organizzare il servizio, l'ideale sarebbe 24 ore prima. Però le posso dire che abbiamo avuto una prenotazione un'ora prima, ma era un motivo talmente serio, cioè scendere e divertirsi in pizzeria per una coppia ospite di un B&B a Gioiosa, che siamo riusciti lo stesso a organizzare il servizio. Però il successo e la riuscita dipende molto dall'organizzazione. Certo, ecco. Certo. Guardi, io penso al momento, diciamo, se dovessimo fare un consuntivo, però lo stiamo facendo così a naso, ecco, perché nei prossimi giorni, i primi di settembre, sì, lo faremo un bilancio, noi faremo, faremo un bilancio non soltanto sotto il profilo finanziario, sulla sostenibilità finanziaria, ma è importante sapere chi ha chiamato il bus, certo, per capire che impatto c'è nelle comunità locali rispetto per esempio quanto ai turisti, si è resi, no? Utile. Allora cominciano, allora, l'indicatore comincia piano piano la popolazione a utilizzare le tratte fisse. Le tratte fisse sono Martone, San Giovanni, Gioiosa e Gioiosa Marina, sì. No, i quattro comuni della Vallata che hanno aderito a questo progetto, allora, in un PISL 2015, se ricordo bene. Già qualcuno sa, qualcuno c'è ad attendere il bus in pensilina, già questo è un indicatore importante. Certo. Certo, questo qualcuno ancora... Siamo pari e pari tra il locale e il turista, no? Il turista più a volte la mentalità del servizio pubblico, del trasporto collettivo, questo è un po' a scavalco, non è proprio completamente un servizio pubblico, perché comunque massimo 9 posti, ma noi non possiamo utilizzare 9 posti e non li utilizziamo, certo, a meno che non si tratta di una famiglia di 8 persone, congiunti conviventi, perché ecco, sennò, sì, altrimenti noi rispettiamo le norme del virus, sì, antivirus. Assolutamente, certo, perché c'è, lo sappiamo tutti, c'è una, certo, recrudescenza di contagi, una virulenza, certo, ancora viva. Per cui su questo ci stiamo attenti. Allora, i bus hanno l'obiettivo principale di connettere. Sono quanti? Sono quattro. Quattro. Sono quattro. Di connettere questi territori. Ma i territori, e torniamo al discorso di prima, i territori interni, Martone e San Giovanni, perché già Gioiosa è un territorio vivo, no? Territorio poi vicinissimo a Mancamarina. Già abituata alla grande mobilità, all'aver sì, già l'agio proprio. Ma sì, i due comuni, Martone e San Giovanni, ci sono degli elementi che ci danno una motivazione maggiore. Soprattutto, allora, noi siamo una cooperativa, ci, sì, occupiamo di cure, ci occupiamo di fasce fragili, ma le fasce fragili a volte sono anche le persone anziane che non riescono ad incontrare il fratello piuttosto che il nipote, certo, che si trova a 4 km di distanza, perché non guidano più, perché non c'è nessuno disponibile. Certo. Allora, un mezzo di questi non è soltanto un trasporto semplice, connette le relazioni. Certo. Questo è, diciamo, non è un effetto collaterale, no, è un beneficio, diciamo, è quel qualcosa notevole, in più, è quel qualcosa di in più, notevole, certo, rispetto al pubblico. E quindi ci sono orari fissi e anche a chiamata. E anche poi a funziona, chiamata, certo. A chiamata semplicemente si H24 chiama, o quasi? Ma direi quasi, perché a volte lo dimentica acceso sto telefono tutta la notte. La chiamata più... Beh, si è verificato qualche chiamata di notte? Intorno alle 10:30. Beh, per chiedere informazioni, ma ero sveglio, diciamo. Non ho avuto, è già una gran cosa, perché insomma, ai primi giorni di esperienza... No, poi già... dopodiché la... il chiamante si è un po' scudito, ma diciamo, vabbè, comunque stiamo parlando, non è un problema, volevano delle informazioni. E allora funziona così, rispondo, sì, io, e dopodiché inoltre direttamente alla centrale operativa tutta la richiesta, che, certo, spesso poi segue un messaggio WhatsApp, dove è possibile, dove no, anche a voce, senza nessun problema, la centrale operativa richiama la persona chiamante e si mette direttamente d'accordo. Stiamo parlando di porta a porta qui, perché, sì, il porta a porta significa andare proprio a chiamata sotto casa, no? Sotto casa, non è che, sì, deve venire alla pensilina.
E quindi è una cosa molto molto, ci siamo scoperti rodati sotto questo aspetto. Quindi sono le primissime esperienze, i primissimi giorni, magari si pensa, state già pensando, avete già fatto dei calcoli su come cambiare, migliorare, variare, modificare, rimodulare qualcosa, o è ancora prematuro, professore Alberti? Noi dobbiamo... Diamo ancora del tempo magari per capire un po' la risposta. Però dobbiamo avere chiaro ecco, il percorso, sì, suppongo il di percorso sì. Deve essere chiaro. Il nostro è una forzatura la mia, mi rendo conto, dopo pochi giorni. Allora i nostri obiettivi sono due, diciamo, no? Uno diretto e uno indiretto. Quello diretto è in qualche modo, arrivo a una proposta molto molto recente, sì. Servire le comunità locali, sì. Perché è chiaro che adesso finirà la stagione estiva, che se possiamo dire cominciata, forse potremmo neanche dirlo, però in qualche modo certo. Finirà, per cui rimane la gente locale, si spengono un po' le luci dell'estate, per cui il rischio dell'isolamento, sappiamo, ancora certo. Di più accentuato. Quindi rivolgersi ancora di più, ecco, fare in modo di scardinare un po' quello che ancora non consente alla persona locale, però in pochi giorni, diciamo, non possiamo anche pretendere, di utilizzare questo mezzo. La seconda cosa è creare lavoro, perché quattro bus sono quattro persone che guidano il bus, certo. Quindi sono quattro persone ovviamente locali che lavoreranno, locali selezionate, perché in ogni caso bisogna avere delle capacità non solo di muoversi, ecco, ma anche di sapersi relazionare con la gente, di saper spiegare a chi sale che ci sono delle norme, che deve salire in mascherina, che deve stare distanziato. Quindi non bisogna essere soltanto autisti. No, bisogna avere proprio quella mentalità di cooperativa, possiamo certo, dire, ecco, certo. Faccio un prodomo mia, diciamo, no? Quella mentalità cooperativa, immaginare che chi sale sta usando un servizio, ma è una cosa che va al di là di quel servizio, che si connette, ecco. Quindi noi vogliamo andare al regime prima possibile, perché ora chiaramente è un esperimento, è sperimentale. Noi abbiamo un affidamento per 5 anni. Sì. Io ritengo, ma qui stiamo. Ma voi potete muovere soltanto in questo territorio o potete pensare in futuro? No, noi già da bando ci possiamo anche muovere su territori. Che territori? Limitrofi, per esempio l'aeroporto di Lamezia, per esempio il Musabba, ecco, diciamo qualche giorno fa ci è stato chiesto proprio di andare a visitare il Musabba. Sì. Allora, pensare soltanto, e sarebbe un po' riduttivo per tutta la Locride. Noi ci possiamo muovere, anche ci sono dei posti meravigliosi, la Villa Romana di Casignana, piuttosto che gli scavi di Locri, cioè, se, che qualcuno, qualche comitiva chieda questo, per noi è importante. Ricordiamo, sono pulmini di 9 posti, ma possiamo anche associare... No, sono 2 pulmini da 9. Da 9? E 2 da 6. E 2 da 6. E 2 da 6. Però si possono mettere assieme anche un gruppo, una comitiva, può andare a farsi un'escursione, certo, qualcosa. Ma anche questo è possibile. Assolutamente, perfetto. Purché si rispettino le linee fisse. Le linee fisse devono essere... Assolutamente. Quindi un e ci si può muovere essere... al di là, certo, anche di questi confini. Tranquillamente, ma da bando, del torbido. Ecco, questo da bando, diciamo, lo si può fare. Lo si è una può cosa, fare. Noi rispettiamo il bando, quindi lo si può fare. Senta, vogliamo tornare alla nostra terra, a questa cooperativa, ecco, tutti questi anni, pochi anni insomma, sono trascorsi, ma intensi, ecco, se vogliamo ricordare qualche momento topico, che prospettiva ha questa cooperativa, ecco. Beh, intanto la cooperativa ancora... si trasferirà adesso. E dove andrà? A Gioiosa, perché nel pacchetto, diciamo, dell'Obus è previsto l'utilizzo del vecchio casello della Calabria Lucana, sito in contrada Bernagallo, che sì. Si è visto nel servizio. Sì. Noi abbiamo intenzione... E a metà tra Gioiosa e Marina e Gioiosa. Esatto, è a metà tra Gioiosa e Marina, e qualche minuto da Marina e qualche minuto da Gioiosa, si trova più o meno esattamente a metà. Ma contribuire a recuperare, c'è più agio per la cooperativa, perché ci sono degli spazi, c'è più libertà di movimento, sì, ci sono degli spazi un pochettino, ci sono degli un posto via Grada, ci troviamo certamente un po' lontani dal contesto, ecco, urbano, no? Sì. Ma non molto, neanche non molto, qualche minuto, diciamo, non sì, è che poi sì. La situazione è così, c'è sempre l'Obus che ci può possiamo diventare anche certo, noi clienti certo, dell'Obus, certo. No? Però in questo caso si contribuisce al recupero di un bene, perché questo è un altro problema annoso in tutti i nostri contesti e territori, quanti beni pubblici si potrebbero recuperare. È stato restaurato di recente, solo di recente. È stato restaurato di recente, sì, già abbiamo preso possesso e molto probabilmente entro settembre noi ci trasferiremo. E quindi si rende anche fruibile, perché spesso esatto, già sì, c'è sì. Difficoltà, insomma, a ristrutturare, a riprendere, a rivalorizzare, poi anche se riusciamo a renderlo anche fruibile. Allora, la sede di Marina è anche sede di Legacoop territoriale.
ancora prima, sì, che io fossi nominato, certo, era sede per la Locride, no? Allora, invece nomi e numeri di Legacoop. Legacoop Calabria ha circa, in Calabria, sì, bene, ha circa 400 cooperative, però non parliamo solo di sociali, ma una buona fetta sono in realtà cooperative sociali, sì, e un centinaio nella provincia di Reggio, tutte le cooperative, quasi ugualmente suddivise per le province. Il fatturato è notevole, le difficoltà altrettanto per quello che... Senti, io torno sempre, punto sempre lì, quanto lavoro, quante opportunità offre, quanto offrono queste cooperative? Le cooperative offrono tante opportunità. La forza lavoro qual è? È la, che forza, la, la forza lavoro sono diverse centinaia. Al di là dei servizi sono utilissimi, sì, per carità. Sono diverse centinaia di operatori sotto vari tipi, ovviamente i soci, no? Certo. Ovviamente i soci, ma non solo, anche dei dipendenti. Perché faccio un esempio: il consorzio Macramè, che è un riferimento per Legacoop in quanto volume di lavoro, ha circa 70 dipendenti, ma i 70 dipendenti in quel caso non sono i soci, sono dei dipendenti incardinati ai servizi che svolge Macramè. Sì. Poi ci sono i dipendenti dei soci, i dipendenti soci delle cooperative, chiaramente soci del consorzio. Yeah. Sì, ci sono diverse migliaia di dipendenti in tutta la Calabria come cooperazioni, diverse migliaia. Prospettiva? Che soffrono, in prospettiva? Allora, qui che mi parlava di problemi, di ritardi. Sì, qui è un'altra cosa da scardinare, ma a livello molto molto più alto. I tempi di pagamento della pubblica amministrazione non possono essere... Intanto noi sappiamo benissimo che sono a 30 giorni secondo le norme europee, sì, massimo 60 con i 30 aggiuntivi, non può essere accettato un anno di ritardo, di diversi mesi, certo, perché un anno di ritardo significa che cosa accade alle cooperative? Le cooperative si indebitano con le banche per poter far fronte ai crediti verso i fornitori, certo, ma verso i dipendenti, certo, verso i soci, e ciò comporta, ciò si vacilla. Se io dovessi fare l'esempio sempre del consorzio come amministratore, sì, in un anno si bruciano due posti di lavoro in oneri bancari. L'equivalente di oneri bancari e di due posti di lavoro. Questa cosa credo che la nostra terra non se la possa permettere, in questo caso non la cooperativa, il nostro territorio non se lo può permettere. Assolutamente. Senta, parliamo di territorio. Noi adesso abbiamo vissuto quest'estate che non sapevamo come potesse andare, c'era tanta incertezza. Adesso facciamo riflessione, ecco, di massimo su questo territorio. Insomma, lei adesso ha buoni titoli per parlarne, perché mi diceva è stato adottato, si non trova so, benissimo, si è integrato meravigliosamente con questo territorio. Ma è un discorso anche comune, possiamo accomunarlo anche ad altri territori della provincia di Reggio Calabria, Reggio Recanica, quello che lei è di Metito, sì, Reggio Recanica e quant'altro. Insomma, abbiamo vissuto quest'estate, sta per terminare ancora, insomma, ultimi giorni, dal punto di vista parliamo della ricettività, poi ovviamente l'estate è finita quando finirà a settembre, eccetera, eccetera. Enormi incertezze, noi abbiamo avuto le classiche problematiche che non siamo riusciti a risolvere, anzi si sono accentuate in questo anno. Noi abbiamo visto che il Covid ci ha portato forse magari anche più gente, io dove lei è seduto adesso ho ospitato recentemente anche degli operatori del settore, del turismo, mi hanno detto guarda ancora non abbiamo il dato, però insomma pare che qualcosa di più rispetto agli anni precedenti ci sia stato, pur nelle ristrettezze, pur nelle difficoltà eccetera eccetera, però la gente è venuta qua per curarsi, ecco, per godersi il sole, per scappare dalle città dove magari era più alta l'incidenza del Covid, è venuta a godersi questi nostri microclima, la nostra spiaggia, il nostro mare eccetera eccetera. Pare che sia andata bene, però si sono accentuati certi problemi. Lei per esempio nella Vallata del Torbido vede, è spettatore di quanta spazzatura c'è per le strade, per le vie cittadine eccetera eccetera, un problema che si è ingigantito. Ecco, quindi dobbiamo assolutamente, se vogliamo, far leva su quello che sta capitando, perché è tutta buona pubblicità quella che c'è stata, la gente che è arrivata, anche quella nuova che c'è stata quest'anno da queste parti, è anche pubblicità, probabilmente la gente continuerà a venire qui nella Locride, in Calabria, porterà ancora più gente, però noi abbiamo atavici problemi che piuttosto che risolverli li ingigantiamo. Lei come risolverebbe da amministratore, ecco, da spettatore, che impressioni ha avuto di questa terra? Allora, l'impressione, diciamo, noi siamo in questo momento soffocati soprattutto dai rifiuti.
Questo è un problema che si dove avrà vedendo. Sede la nuova sede, ad esempio, della nostra terra, lì proprio lì, insomma, l'epicentro praticamente, dove abbiamo cumuli di rifiuti per da una parte e dall'altra della strada, è vero? Ho visto di peggio, non proprio lì, ma anche in altri territori, anche in territori di altri distretti, ho visto anche di peggio. Anche di peggio. Io credo che ci debba essere un mix qua, intanto delle decisioni anche soprattutto sovracomunali, perché sappiamo benissimo che c'è il problema delle discariche, insomma, le discariche vanno il più possibile aperte e poi si dovrebbe ragionare un ciclo di compostaggio diverso, un pochettino più sostenibile, se no altrimenti comunque anche la discarica andrà a saturazione. Ma l'appello che a mio avviso andrebbe fatto anche ai cittadini, perché dico, salendo verso Bernagallo piuttosto che passando per le vie di Melito, che poi la stessa cosa, no? Il sacco di spazzatura che vedo accanto, no, non ce l'ha portato mica a VR piuttosto che l'Ogre d'Ambiente, quel sacco è stato appositamente gettato. Allora, io comprendo che i cittadini non possono certamente fare delle piccole discariche nei balconi di casa, ma dovrebbero un po' sentire ogni luogo, ogni strada, un po' come il balcone di casa. Certo. Questo è un passaggio probabilmente di civiltà che aiuterebbe a rendere un pochettino, ecco, a impattare diversamente questa emergenza che comunque c'è e che certamente non si risolve sicuramente così. Si sì, anche la partenza differenziata, l'aver tolto questi cassonetti. Beh, la gente non sa, magari non censita, ecco, c'è tutto un processo, non censita, insomma, che va migliorato. Basta lasciare un mastello fuori aperto per trovare sempre qualcosa che non appartiene a sé, ma appartiene a chi passa, no? Quindi è chiaro che c'è qualcuno poi, però è sempre un ragionamento di bisogna parlare alle popolazioni il più possibile. Anche qui è questione di cultura. Anche qui è questione di cultura. Lo dicevamo nel piccolo dell'esperienza di Elobus. La cultura, su Elobus io però volevo dire una cosa, poi ci posso ritornare. Come no? Anzi, ci ritorno subito, perché questo è importante dirlo, perché potrebbe essere un vantaggio per la cittadinanza. Noi abbiamo di recente siglato un accordo con l'associazione di commercianti di Marine, di Gioiosa. Di Gioiosa. Questo accordo consiste nel fatto che i commercianti ci daranno dei buoni sconto che noi daremo praticamente in misura doppia a quanto spendono i cittadini che si abbonano con noi. Mi spiego, chi fa un abbonamento di una tratta 20 euro avrà buoni sconto per 40, buoni sconto da 3 euro. Che potranno spendere nei negozi di Gioiosa che affiggono però questo. Che affiggono questa vetrofonia. C'è questa opportunità. Questo significa che per gli abbonati. Per gli abbonati, ma in realtà noi stiamo cercando di andare oltre. Quindi di immaginare anche di poter dare questi buoni sconto a chi utilizza il bus per Lamezia, piuttosto che per la gita, piuttosto per le cascate. Ecco. Sì, vorremmo un pochettino, visto che si. Allora, questa la definiamo forse un po' impropriamente, in un modo azzardato, economia circolare. Cioè è una circolazione di economia, noi abbiamo i clienti però poi vanno dalle cerchiamo di farci il bene a tutti allora, quanti. In questo modo si crea veramente un circuito virtuoso a feedback positivo, come si dice, che potrebbe far crescere i territori col tempo, ma neanche tanto tempo, perché già in un mesetto abbiamo chiuso questo accordo. Se vuole torniamo all'argomento che avevamo aperto, nel senso abbiamo parlato di un problema, ma ce ne sono degli altri, e quindi torniamo all'aspetto che è una terra, insomma, godibile, godibilissima, richiesta, insomma, e appetibile di anno in anno dal punto di vista turistico, che però, insomma, ha delle problematiche. Lei cos'altro ha notato di storture presenti in questo territorio? Ma guardi, io amo talmente la Locride che non riesco a vedere tante storture rispetto alle bellezze, mi sovrastano le bellezze. No, io non ho notato altro in realtà, perché ci sono dei contrappesi fortissimi. Situazioni caotiche durante l'estate, in quel periodo di massimo concentramento turistico ad agosto? Notiamo per esempio, proprio ieri c'era l'assessore, c'era comunque chi era preposto al turismo, lì nostro ospite, e qui i parcheggi, insomma, il traffico, cose che si possono decisamente gestire meglio. Queste cose si possono sicuramente gestire meglio, piano parcheggi, piano spiaggia. Teniamo conto per una cosa. Teniamo conto che c'è stata, come dire, una terapia intensiva di vacanze. Le vacanze non sono state diluite, si sono concentrate tutte in un periodo molto breve, quindi la gente che altrimenti
si diluiva, sì, anche da giugno, no? Adesso si è concentrata praticamente tra fine luglio e agosto, creando una situazione, però è naturale che sia andata così. Io penso che finiscono col collassare questi comuni. Sì, però i contrappesi che hanno i servizi limitati, proprio perché si tratta di piccoli comuni, magari non possono far fronte. Certo, ma questo sappiamo benissimo. Io non sono mai stato un amministratore pubblico, non credo lo diventerò, ma sappiamo benissimo che poi più i comuni si consorziano e si mettono insieme, e lo bus è un esperimento, no? Certo. Anche viene da un consorzio di fatto, e più alcuni servizi possono essere gestiti meglio. Qui un po' torniamo anche al discorso dell'unione dei comuni della Vallata del Torbido, E infatti, torniamo al discorso dell'unione. Di prima, che più che se può andare o non può andare, dobbiamo chiederci come facciamo a farla andare tutti quanti, perché è un vantaggio proprio veramente per tutti. Però il contrappeso culturale che c'è in questi territori è notevole. Mi riferisco a presentazioni di libri, eventi teatrali, è notevolissimo, certo. Notevolissimo anche ad altissimi livelli, Portigliola, non so, ecco, la stessa, Gioiosa, sì. Stesso, Roccella, ma voglio dire, su Roccella abbiamo degli esempi storici, no? Di quello che ha rappresentato, certo, Roccella per la Calabria e per l'Italia, diciamo. Quindi questi contrappesi, per il mio occhio innamorato, diciamo, sovrastano un pochettino alcune problematiche, il problema del traffico che mi trovo ovunque. Reggio Calabria è soffocato, sì, dal traffico, no? Reggio Calabria. E vado a fare certamente certi paragoni. No, io credo che qui c'è tanto da fare, ma si è messi bene. Si è messi bene. Sì. Senta, lei che insomma adesso ha avuto modo anche di frequentare in questi anni anche la popolazione anziana di questi luoghi, beh, qui un'altra problematica è quella della sanità. Insomma, abbiamo un ospedale che non funziona benissimo. Pare, sentiamo, ci si lamenta di tanto in tanto anche qualche aspetto di malasanità, ad esempio l'ultimo caso di bottiglieri che ancora è da decifrare. Ecco, avverte questo peso nella popolazione locridea? Io avverto sfiducia nella popolazione, sfiducia a ricorrere all'ospedale, ma agli ospedali in genere, c'è un approccio molto, non è una sfiducia condannabile, nel senso che prima di condannare questa sfiducia, in un modo sicca e semplice, per andare a dire no, vi dovete fidare, no, allora bisogna chiedersi, no, in questo caso le istituzioni, in questo caso l'ASPA, no, bisogna, sì, andare come io chiedo al nostro paziente come si trova con l'operatore, se abbiamo raggiunto l'obiettivo. Forse questo andrebbe fatto anche in sanità, perché non è, ho letto la denuncia di Amendolia, diciamo, sì, di recente, ma non è possibile che ci siano delle persone anziane sotto il sole a cuocere. Questo non è. Allora qua entriamo nel campo della disumanità. Cioè non è, scavalchiamo il principio dei diritti, no? Allora teniamo presente che ancora dopo il Covid non hanno aperto gli ambulatori. Sì. Perché, questo parlo anche degli altri ospedali, non solo della, quello di Locri, perché non è stato ancora creato il percorso Covid. Ma che vuol dire? Cioè, ma non penso che sia una cosa consentita e ammissibile, che sì, il percorso Covid è due strisce che impediscono poi alla gente, e ovviamente un utilizzo dei locali ottimizzato, no? Certo. Ma non si può sospendere un'attività ambulatoriale per questo, perché questo viene a significare che tutto quel discorso di prevenzione, già fragile, con tempi d'attesa enormi, viene a saltare completamente. Certo. E quindi al di là della cosa più importante, che è la salute della gente, su questo non dobbiamo stare neanche a discutere, ma anche i costi per la collettività sono notevoli, perché la gente a quel punto è costretta. Quindi la gente deve avere più fiducia, ma l'ASPA cosa deve fare? La gente deve avere più fiducia, ma la gente per avere fiducia comunque deve avere un rapporto più intenso. Allora l'ASPA deve ascoltare. Ma questo rapporto l'ASPA che lo deve. Ma l'ASPA deve ascoltare. Se c'è una denuncia da parte di alcuni pazienti che lamentano la mancanza di un servizio, non può non ascoltare. Non è necessario che si ricorra alla diffida legale, non è necessario che si ricorra necessariamente alla denuncia alla Procura, certo, della Repubblica, perché è interesse di chi gestisce un'azienda come una piccola cooperativa, ma impone la stessa cosa se ci pensiamo, no? Che si fanno servizi alla persona con delle proporzioni diverse, no? Ma non si può non tenere conto del disagio di una persona che dice: guarda, io non posso attendere 3 ore per essere visitato, e non mi interessa che non c'è personale, perché il personale ci deve essere.
Poi lasciamo stare il discorso di relazione con il paziente, perché la relazione con il paziente. Quindi spera in qualche miglioria, perché le cose vanno sempre peggiorando. Non verranno da sole. Io non spero nulla che non sia legata a un'azione concreta. Io penso che le cose non verranno da sole, per cui il coraggio che dobbiamo avere tutti è sentirci parte del problema dell'altro. Cioè, io che non mi occupo di, non so, di malati oncologici, sì, devo sentirmi parte della problematica. L'amministratore deve sentirsi tutore della salute pubblica, in realtà lo è anche. Allora, una sanità da rimodulare, ciò si evince da quello che ci dice professor Alberti. Rifiuti va bene, abbiamo preso soltanto qualche aspetto, non possiamo prenderli tutti quanti, altrimenti avremo bisogno di chissà quante trasmissioni di 60 News. Ma ecco, un aspetto ancora, perché poi tanto dipende dalla politica, quella sì che si sta rimodulando, ma per insomma, anche per scadenze naturali, nel senso si è andato al voto, quindi c'è stato un certo rinnovamento, abbiamo una nuova classe dirigente, anche qui in questo territorio abbiamo due nuovi giovani consiglieri regionali. Secondo lei, insomma, può esserci nuova linfa, nuovi entusiasmi, può cambiare qualcosa? Secondo allora, lei? La politica perché non deve... gli ultimi governi regionali, insomma, hanno un po' ballato. Allora, la politica e poi traballato. Non è qualcosa di, non deve essere qualcosa di connesso dai territori. La politica è un servizio, non lo disse Aristotele soltanto, poi io ricordo una definizione, però non ricordo di chi, molto bella, che diceva che la politica è l'arte di sciogliere i nodi della complessità, cioè proprio i nodi della complessità sono i bisogni dei cittadini, che sono complessi, sono incastrati, no? La politica non può essere distante, allora l'amministratore del territorio non deve sentirsi amministratore del territorio, ma deve sentirsi rappresentante, cioè dico, no, io ho conosciuto, lei si faceva riferimento a Sainato e Crinò, credo. Sì, certo, per quanto riguarda questo territorio. Allora no, Sainato lo conoscevo da vice sindaco, diciamo, qui non ho il piacere di conoscerlo. Penso di conoscere il padre perché è un cultore della Villa Romana, io l'ho visitata, sì, quindi ecco, ci conosciamo. Famiglia Crinò, sì, anche esatto, quello, il palazzo di Casignano. Sì. Allora, cioè, anche a livello comunale, no? Perché sì, poi arriviamo, diciamo, alla politica di prossimità. A livello comunale, il rappresentante della borgata di Locri deve essere rappresentante di tutto Locri se viene eletto. Il rappresentante della Locri deve essere rappresentante di tutta la Calabria. Allora, se noi raggiungiamo questo, arriviamo a questo ragionamento, no? Sì, sarà molto più facile lavorare per i territori. Allora, dal bene collettivo si arriva al bene comunque di prossimità, no? Certo. Io credo che la nuova linfa non è rappresentata tanto dalle persone, ma quanto da un cambio di mentalità. Bisogna stare a servizio. Mi viene da dire avere una mentalità cooperativa. Finora è così, finora un po' si è latitata in questo senso. Ma è difficile, ma si interrompono le comunicazioni. E il cittadino come parla col consigliere regionale? Come interloquisce col presidente della regione? Il sindaco no, è diverso, perché il sindaco, anzi io penso che va fatto un plauso a tutti i nostri sindaci, perché sono proprio veramente sui territori, è anche facile parlarci, ragionarci, ma salendo di livello è veramente difficile interloquire, portare delle istanze. Allora, apriamo una parentesi, ci trasferiamo figurativamente in un altro salotto in Gente di Calabria, dove lei è stato pure ospite, sì, lei ha fatto due libri, approfittiamone qui, quindi parliamo anche di lei, Alberti, ecco, quindi abbiamo parlato di problemi del territorio, di quant'altro, ma parliamo anche di Alberti, che ha fatto due splendide pubblicazioni. Ma grazie, diciamo che fa parte anche del mio impegno questo, no? Perché io faccio cooperazione, associazionismo sociale, diciamo, da quando avevo 20 anni, perché sono un obiettore di coscienza, dico sono, perché chi è un obiettore di coscienza lo rimane, insomma. Certo. Per cui tutte le storie incontrate, le persone incontrate, alcuni avevano diritto alla memoria. E mi sono arrogato il compito di rendere immortali certe storie, per cui ho fatto due libri che non sono manuali sociali, diciamo, sono racconti. Allora, il primo quando? Il primo nel 2016, Vista Mare. 2016? Sì, Vista Mare. Vista Mare. Il secondo nel 2019, lo scorso anno, sì, che è una raccolta di racconti che riguardano tutte donne, sono storie di donne, sì, piuttosto dure, insomma, di violenza, di disamore, insomma. Ovviamente tutte le storie narrate sono storie vere,
sono tutte storie. Tutte frutto dell'immaginario o c'è qualche storia? No, allora, scusi, perché poi, in questo tratto mi ero un attimo distratto, forse, sì, forse l'ha detto. No, sono, partono tutte da una storia vera. Storia vera, e sì. E poi chiaramente l'autore, perché io non mi definisco, diciamo, assolutamente uno scrittore, io sono semplicemente un autore, uno strumento. Sì. L'autore è chiaro che poi ci mette quella parte visionaria che rende il racconto in qualche modo anche degno di pubblicazione sotto il profilo stilistico, letterario, insomma. Poi un'altra iniziativa molto bella, sì, alla quale sto partecipando, chiaramente ho dato vita anche in altri territori, sono invece le letture collettive. Sono, cioè, delle cose molto spontanee, sì, nei luoghi liberi, pubblici, no? Nelle piazze, un gruppo di persone, svincolato se vuole o vincolato tutto ciò che vuole, si riunisce a parlare di alcune tematiche. Infatti qui su questo territorio, il giorno 2 settembre a Mammola, ci sarà una lettura su l'amore e l'odio incrociati, quindi storie di amore e disamore. Bene. Insomma, e ci sarà una lettura alla quale parteciperò, ecco, come esattamente ho fatto lo scorso anno. Ce lo ricordi l'orario, tutto quanto, sede, sì, luogo, location, così invitiamo quanta più gente possibile, voglio dire, al di là del Covid, è sempre piacevole, insomma, con un libro in mano, che sia una cosa abbastanza leggere, partecipata, certo. Senti, avrei voluto continuare ancora su quello che ha prodotto finora, magari una prossima pubblicazione, sta lavorando a qualcosa prima di chiudere? Una terza pubblicazione, allora, quando le storie bussano, io non posso che non devo aprire, diciamo, può darsi che da qui a un po' di tempo ci sarà la terza pubblicazione. Sì. Senta, prima di chiudere, un'altra cosa, ecco, se ci vuole ricordare qualche numero, qualche riferimento ancora per l'ennesima volta di Ellobus, sì, noi siamo qui per quello. Allora, con questo gancio abbiamo parlato di tant'altro con il professore Mario Alberti, ma allora, guardiamo le cose salienti, i numeri, tutto quanto per avere questo servizio, diciamo, anche sotto casa. Per avere questo servizio sotto casa, il numero lo troverete lì, perché io in realtà non lo ricordo a memoria, sarà proprio, diciamo, nel video, ma c'è il sito soprattutto, ecco, perché è un sito dinamico, perché è allobus.it, allobus, sì, www.allobus.it. In questo sito ci sono le news e tutti i riferimenti, i costi, ma noi stiamo aggiornando una parte dove si può prenotare direttamente nel sito. Bene. Direttamente dal sito si può anche prenotare, e poi, ecco, invito chi ci ascolta, sì, eventualmente anche a chiamarmi, diciamo, a telefonarmi al numero che troverà, diciamo, che io, come ho detto prima, non ricordo a memoria, ma troverà nel anche sito, per lo scambio di idee, perché poi, sì, mi diceva da queste prime chiamate che per avere dei feedback riceviamo, abbiamo anche suggerimenti, ma anche per spiegare per bene qual è l'iniziativa con i commercianti, esatto. L'iniziativa con i commercianti è un'iniziativa che, se riesce, si crea veramente un percorso, se riesce, nel senso che se aderiscono le persone, perché già, sì, l'accordo è già stabilito con i commercianti di, sì, un procedimento positivo, ovviamente. Di sì, si può creare una circolarità tutti, positiva, certo, per tutti. Bene, per tutti. Grazie al professor Mario Alberti. Grazie a voi. Di Lega Coop Provinciale, a domani per un altro 60 News. Grazie, professore. Grazie. Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico. Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre. Esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino Abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica. Grandi firme, uomo e donna. Espacito. Da oggi con Reat ADSL puoi collegare la tua cassa telematica e il POS a internet con una tariffa vantaggiosissima. Con soli 5 euro mensili avrai la tua connessione alla rete. Chiama subito per maggiori informazioni al numero 0964 82189 oppure al 338 2278 144. Reat ADSL.